Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Crossroads in diciamo la locanda dell'incrocio, del crocevia, se siamo in ambito medievale, quindi insomma è un gioco davvero molto molto profondo, un gioco che costa 19,99 su Steam, è un gioco che ha attualmente una valutazione nella media. Mi ha incuriosito perché è graficamente carino, ha un sacco di cose a livello gestionale. Gli utenti lamentano anche molti bug, però il gioco è in sviluppo e mi pare forse a febbraio uscirà anche un'espansione di questo gioco dove aggiungerà la peste, insomma. Comunque, lo andiamo a vedere, è un gioco che poi sarete voi a scegliere se magari approfondirlo o meno con altri video supplementari. Ora, lo iniziamo, ci sono tre modalità, la modalità scenario in cui possiamo andare a scegliere uno scenario piuttosto che un altro. Il gioco mi dà un piccolo problema, che ogni volta che clicco su qualcosa mi avvia il contratto di Steam, non so perché. Perché ho letto anche che abbiano deciso gli sviluppatori anche di venderlo su altri store, quindi non lo so. La modalità sandbox, che viene sconsigliata come inizio perché in pratica veniamo lasciati in balia di noi stessi. E in pratica abbiamo quattro modalità, dalla semplice, quindi con soldi quasi illimitati, una fama abbastanza elevata, tutto sbloccato. Il fatto di avere qualcosina a livello di soldi, avere il basic set e avere ricette, quattro ricette, fino ad arrivare alla modalità normale in cui ci viene dato la fama di 1 su 20, 35.000 soldi. Basic set, sia per quanto riguarda gli oggetti che le ricette. Poi c'è la challenging che invece ci dà semplicemente meno crescita e una minaccia abbastanza alta e meno soldi in pratica rispetto alla normale. Mentre invece facendo la campagna abbiamo modo di giocare quella che è la campagna principale. In pratica ci viene, diciamo, propinata tutto un video iniziale in cui si parla di questo mondo diviso in tre, di cui il, diciamo, più prosperoso, che è questo in alto a est, nord-est, Vorvale, dove c'era un re che poi muore, i suoi figli sono morti misteriosamente in giovane età, c'è il re che è morto, chissà chi salirà, vengono citati varie personalità importanti dall'amante, insomma, al tesoriere, così dicono, lì sarà un casino a decidere, ma noi ce ne freghiamo le balle perché siamo nel crocevia, quindi siamo al confine tra questi tre, di cui uno, il territorio di Vorvale, il più prosperoso, prossimo, diciamo, a o una crisi o una ennesima rinascita, insomma. Noi partiamo con questo tutorial, ecco qua vi sta riassumendo in pratica con illustrazioni molto ben fatte. In pratica, si parte con lo zio che in pratica ci darà la prima missione da fare in questa locanda, mentre invece nella modalità libera si partirà completamente a zero. Allora, buone notizie! Sono riuscito a convincere il mugnaio per festeggiare il suo matrimonio alla nostra locanda. Un matrimonio? Ok. Bene. Speravo in questo entusiasmo, specialmente ora che ti ho pagato in anticipo e voglio espandere il nostro, cioè ora che ho richiesto i soldi, diciamo, per espandere la nostra taverna. Abbiamo ricevuto 5.000 goldens. Ok, io sono molto sintetico, rispondo ok. Allora, ho chiuso la locanda per ora, così nessuno ci disturberà, hai bisogno del mio aiuto. Start tutorial. Iniziamo. Ok, il gioco l'ho già un pochino visto, però lo iniziamo di base, così il gioco ci spiegherà tutto. Si va su qua, ci sono le varie categorie, in questo caso c'è la build mode che ci consente di costruire e di espandere la nostra locanda. Vedete che possiamo andare a espanderla. Vabbè, l'abbiamo espansa un pochino, vogliamo espanderla anche da qua? No, ci ha dato 5.000, non voglio spenderli tutti. In questo caso vedete che c'è una sorta di sgabuzzino e delle scale che salgono di sopra. E leggiamo cosa dice qui. Seleziona la building tool e caricatura. Ok, sì, l'abbiamo appena fatto. Possiamo espandere anche da questa parte se vogliamo. No, non si può perché ci sono oggetti.
Ah sì, perché c'è la porta, è giusto, è vero, è vero, è vero. Vabbè, possiamo, non so, andare di nuovo lì. Vabbè, la main hall, vedete che poi vengono divise tutte le stanze. Build mode, la main hall, possiamo andare qui e vedere qual è. Poi abbiamo lo spazio qui della stanza vuota, la guest room, la private room, la game room. Ci sono un sacco di stanze da poter fare. Vedete che ora, accelerando il tempo, cioè uscendo dalla modalità, diciamo, di costruzione, l'edificio viene costruito. Ora disponiamo alcuni tavoli per far sedere più ospiti contemporaneamente. Non andare oltre il budget. Ok, perfetto. Qua intanto vedete che a breve verranno a piazzare tutto. Allora, abbiamo visto questo, che è la modalità di costruzione in cui possiamo andare a fare le varie stanze, a costruire le varie porte, le varie finestre, la chiamo carta da parati, ma sarebbero i materiali, i vari pavimenti, le scale e il tetto. E in questo caso invece qui andiamo nella modalità di costruzione del mobilio. Abbiamo espanso la cosa qui, quindi possiamo andare a piazzare dei tavolozzi in cui vedete che abbiamo la possibilità di ruotare. Vedete dove viene indicato la freccia. Ok, non mi ha detto quanti devo piazzare. Io adesso ne metto 3, ci costano 200 l'uno. Ok. Finché tu stai sistemando i tavoli, sappi che servono anche le panchine. Va bene, capito. Allora andiamo a piazzare anche le panche. Le panche 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Io ci tenevo però a fare il tavolo, quello di lato, quello nell'angolo in cui si siede sempre il forestiero. Lo farò dopo, magari. Stavo pensando, è abbastanza scuro qui dentro. Sarebbe un posto migliore con una portacandela, insomma, da qualche parte. Installerò io stesso quello, va bene. Il portacandela, candelabra, chandelier, lantern. Non lo so, non so adesso quale mi ha detto di mettere precisamente, ma potremmo andare a metterlo, non so, un lampadario, lo mettiamo qui. Perfetto. Perfetto, sì, c'è la data valida, quindi andiamo avanti. È quasi pronto. Prendi solo un barile e piazzalo vicino al counter, che dovrebbe essere il bancone. È per servire i drink e non vogliamo spendere troppo, andare avanti e indietro. Ok. Portare il barile. Va bene, si va sempre qui. Si prende il barrel, single barrel o wine barrel. Prendiamo il barrel e lo piazziamo. Non so, piazziamo qui. Si riesce a passare dopo? Beh, mettiamo qui. Almeno credo mi abbia detto di metterlo qui. Quindi il barile lo prendono e lo mettono da lì. Your Perfetto. employee is leveling up. Bel lavoro. Puoi continuare a fare alcune cose, ma sembra ancora. Ok. Allora, gli interni sembrano migliori di sempre, i migliori di sempre. Abbiamo fatto bene, ma non abbiamo ancora finito. Prendi la tua ricompensa dal giornale dell'innkeeper. Voglio parlarti poi di qualcos'altro. Ok, infatti poi si va qui e si dovrebbe raccogliere. No, è qua, scusate, non lì. Ci sono i vari task che ci ricompenseranno, e questo succede anche nella modalità sandbox, credo. Prendiamo i 1000 golden e veniamo pagati, diciamo, perché abbiamo fatto tutti i task richiesti. Vabbè, intanto qua, perché ci sono questi mattoni qui? Si può. Devo ancora impararlo bene il gioco, e secondo me, se il gioco vi piace, sarò ben felice di approfondirlo ulteriormente, perché poi si potranno fare un sacco di cose fino a produrci la legna, ordinare la legna. Infatti, l'ordine delle merci lo trovo molto bello e penso lo andremo a vedere a breve. Not too Hai old fatto for tutto this molto shit, bene e, but I'm getting dato che ora close. sei un adulto, vorrei darti questa taverna e fartela amministrare. Ah, ok, noi siamo molto, molto. fino a quando tu amministrerai la taverna, ti attenderanno
conversazioni molto difficili. Ricorda di usare tecniche sublimi di dialogo come l'oratoria, la deception, che non so cosa sia, ma Ocean Caster so che correrà in mio soccorso, intimidazione, passione e speranza. Wisdom, speranza, saggezza, saggezza. Sembra difficile, però anche le espressioni della faccia, sì, va bene, abbiamo aumentato queste skill, è figo però il fatto che comunque ho visto qua sotto poi che si era livellate un pochino, quindi sembra essere molto interessante. Ammetto, l'ho giocato quasi alla cieca, anche se avevo già visto delle cose, però volevo esplorarlo insieme a voi anche in virtù di quello che vi ho detto inizio anno, quello che... se ci sono giochi promettenti, io non metto se ci sono tot like perché non mi piace questa cosa, anche perché non aggiungeremo mai tantissimi like, però vediamo un attimino se vi piace approfondirlo, me lo studierò, me lo giocherò un po' da solo e poi ve lo porterò in modalità magari sandbox e non con la storia. Il gioco in inglese l'avete visto, ma mi sembra anche abbastanza semplice, anche se c'è tanto da leggere. Guardate, allora, I have no need for such tricks. Ah, possiamo scegliere, vedete, oratorio, oratoria, possiamo, in base a quello che scegliamo andiamo a usare delle discussioni diverse. Questa è la frase che mi rispecchia di più. Ogni problema può essere risolto se lo approcci razionalmente. Usiamo wisdom, saggezza. Diventa più stretta, insomma, la relazione con lui. Sembra che gli piaccia parlare con te, zio. You are overreacting, cioè stai reagendo troppo? Non so. Prima cosa, prima, non c'è una tecnica che funziona per certo, dovrai usarla in base all'occorrenza, ovviamente, sì, farò pratica. Le persone possono avere differenti reazioni alle specifiche tecniche, è importante usarne più di una. Tu mi conosci bene e non è difficile parlare con me, ma con gli altri potrebbe non essere così facile, sono d'accordo. Va bene, va bene, va bene, abbiamo parlato con lui e ora mo? Profit and pleasure. Bene, benvenuto Innkeeper. Ho sentito che stai espandendo la stanza principale. Può voler dire solo una cosa, che hai convinto il mugnaio a passare il matrimonio del figlio nel tuo locale. È il caso che tu compri dell'alcol. Quanti barili di vino devo portarti? Diciamo, quanto mi costerebbero 6 barili? Oh, finalmente la voce della ragione. 6 barili, potrei dire 12.000 golden. Cazzo. E allora, 12.000 l'uno. Ah, 72.000. Così tanto. Non pagherò così tanto. Ok. Sono triste, cioè mi scuso, non ho capito. Da quando il re Owen è morto ci sono nuove regole, nuove leggi. In pratica sto qui sta cercando di far furbo. Ho detto che non acquisterò. Ah, qua mi dà intimidazione, successo, 25% di fallimento, ok. Ok, ok. Si è indebolita la relazione con lui e abbiamo perso 400 golden. Sì, infatti mi sembrava che fossero... Ok, beh, sto cercando di capire se alla fine sto vino me l'ha dato o no, ma dubito, non so perché ho perso i soldi. You can... Vabbè, ho perso soldi, ma non so perché. Vabbè, si andrà a comprarlo. Allora, dannazione. Allora, ok. Si sta lamentando del fatto che sta facendo un monopolio dell'alcol. Sono sicuro troveremo una soluzione. Aspetta, potrei avere una soluzione? Ho visto una bacheca. Metti un messaggio che dice "A cook always cook on stress". E quindi gli uccelli ci porteranno il buzz, qualcosa del genere, ma più specifico. Ok, sì, sarebbe bello tradotto in italiano, giusto per non perdere tempo a tradurre tutto, ma va bene. Vediamo che cosa succede adesso. Si va qui.
Ma in realtà io credo di non aver capito. Devo piazzare una bacheca. Quindi piazziamo una bacheca, ma la ruotiamo, la mettiamo qui. Tac, classica bacheca del Witcher. Sì, no, 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 va benissimo lì dov'è. E quindi questa, about, secret note, about. Possiamo vedere la durabilità, figo. E quests, non ci sono quests. E niente, adesso. Setup a message in a... Ok. Ok, mettiamo un messaggio nella bacheca, dice allora. Mettiamo una nota segreta. No. No, vorrei metterlo, ma non so come si fa. Così? No? Sì, ok. Sta andando a mettere il messaggio nella bacheca. È un po' anche The Sims, devo dire, un pochino. Ok, abbiamo fatto. Vediamo se abbiamo un esito positivo a quello che abbiamo fatto. Adesso vediamo cosa sto facendo. Ok, ha messo due messaggi sulla bacheca. Vediamo un attimo che cosa c'è scritto, magari. Quest. No, niente. Ha messo un messaggio in bacheca. Vediamo cosa succede ora. Proviamo qua. Andiamo e riscuotiamo. No. Unlock a social group in Keeper Journal. Allora. Ah, devo sbloccare un nuovo gruppo sociale che è qui. Allora, taverna, gruppi sociali. Allora, qui possiamo rinominare il nostro innkeeper, le nostre statistiche in base a quello che abbiamo fatto. Ah, ok, dobbiamo andare a sbloccare. Ah, qua sono tutti gli aggiornamenti. Ah, possiamo sbloccare addirittura l'utenza, quindi prendiamo i fuorilegge. Sblocca i fuorilegge. Infatti qua ci sono i punti, abbiamo sbloccato, poi ci sarà il gioco d'azzardo. Ah no, inizieranno a lasciare consigli. Bello, figo, mi piace. Adesso dovremmo poter andare a riscuotere la taglia, no? Abbiamo... Scusate, ma abbiamo sbloccato i fuorilegge. E qua invece ci sono le aspettative degli ospiti. Sì, ok, infatti adesso l'ha fatto, dovevo solo uscire. Ok. Ok, ora abbiamo tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo aspettare, e aspettare è il compito più duro. Mi odio aspettare. Potremmo velocizzare il tempo. Yeppa! Velocizziamo il tempo e vediamo che cosa succede. Intanto lo zio va a pulire, noi non so dove ci siamo imboscati, ma... Lo zio va a pulire. Va bene. Allora, intanto. Ok, sta arrivando questo tizio. A cuckoo. Ah, è un messaggio in codice. Ok. Ho ricevuto un messaggio che chiedeva. Che chiedeva il mio aiuto. E a proposito di Rock Barry, non è vero? Non sono un bambino. La settimana scorsa ho compiuto 18 anni. Ok, cioè, questo cambia tutto. Sono felice che tu sia d'accordo. Ok, parliamo di affari. Ok, ho dei barili di Fantastico Rogossan derubato, importato da Sambria. Facciamolo quindi. Una cosa ancora, ascolta ragazzo, sto ascoltando. Quello che stiamo facendo non è esattamente, diciamo che alcuni potrebbero disapprovare. Va bene. Oh cielo, non ho mai detto una bugia in vita mia, mi sembra un po' eccessivo. L'unica differenza tra legale e illegale è la lettera della legge. Ma siamo ok, wisdom, 85% di facile, ce l'abbiamo fatta. E quindi questo fuorilegge è fortemente impressionato da noi. Lo sto trovando davvero molto interessante, spero gradiate anche voi questo andare avanti pian piano, che poi magari se vi piace lo portiamo avanti ulteriormente. Allora, sì, allora a proposito del vino,
Sì, questi sono i barili. Arrivederci per ora. Addio per ora, Innkeeper. Abbiamo ricevuto 17 barili. Va bene, non ho ben capito quanto li abbiamo pagati, però probabilmente non li abbiamo ancora. Dobbiamo. Buono per noi, possiamo distribuire il vino e non dobbiamo pagare Rockbury a Rockbury, che sarà lo Stato, immagino, niente. Tuttavia abbiamo bisogno di più forza lavoro. Qui alcuni soldi per le spese. E adesso andiamo a vedere il tutorial del pagamento del caretaker, una ragazza vicino qui che ok, potrebbe. Cioè, lei sa di Erba Pipa? Pipe Herbs? Fuma come una ciminiera? Cioè, non ho capito proficient. Vabbè, inizierò a trovarla. Dobbiamo prendere una caretaker, una governante, insomma, dovrebbe essere. Comunque, niente, andiamo a vedere. Founder, eccola lì, dovrebbe essere questa. Al solito ho capito una mazza. Allora, no, dovremmo assumerla da qui, immagino. Allora, intanto andiamo a vedere che cosa dice. Take care of the wine, hire a servant, make sure the margin of the wine in the barrel. Ok, ah, ci ha portato questa. Set priority, quindi il nostro tizio va e metterà il barile, che ha detto che ce ne dava 17, ma va bene, ce ne ha portato uno, e lo metterà nel barile. Adesso serviva un carretto, immagino, no. Va bene, 60-70 kg, non lo so. Vabbè, allora, in pratica dobbiamo take care of the wine, l'abbiamo fatto. Adesso dobbiamo assumere un. Allora, qua ci sono i lavoratori: servant, kitchen, watchman, scoundrel. Gli scoundrel. Vabbè. No, infatti dobbiamo. Il vino nel barile. Ora semplicemente aggiungiamolo al menù. Al menù? Sì. Vabbè. Allora, dobbiamo andare prima qua, fare assunzione e assumiamo Tesni, che sarà la serva. Vedete il salario che prenderà. Sblocca i tratti perché poi salirà, scenderà. È una fumatrice, come dicevo. Saliranno di livello anche loro. E Speedy è molto veloce. E va bene, l'ha assunta. Buongiorno. Non sta fumando, vero, lei adesso, perché. Prima che apriamo la taverna, sarebbe bene pulire dopo la ristrutturazione. E ordina a lei di prendersi cura, non deve essere rigorosa, è meglio che sia veloce, va bene. Va bene. Puoi selezionarla. Ok, va bene, vabbè, faremo quello che devo fare. Ready for anything. Start break, possiamo dargli anche un incoraggiamento, infatti lei torna indietro. Ready for anything. Allora io dico qui priority cleaning, high priority. Ok, così lei darà una bella pulita. Cosa sta facendo? Per un momento ho temuto veramente peggio. Ma scusate, se io vado qua, adesso poi ci studierò e vedrò di capire. Ma ah, ok, no, sta facendo quello che gli ho detto di fare. Perfetto. Ora dobbiamo aggiungere il vino al menù. Quindi in menù aggiungi al menù una tazza, un bicchiere, un calice di vino. Confermo. Ok, al momento abbiamo un menù in cui il vino costa un'eresia. Praticamente una bottiglia. O in realtà paghiamo pochissimo la tizia, perché la tizia la paghiamo 35, il vino costa 36, quindi in pratica gli diamo un calice di vino a fine giornata. Comunque, vabbè. È tempo di fare qualche soldo. Proviamo a vendere tutto il vino di Remni. Dovrebbe essere intorno a 12 calici. Quindi abbiamo aperto. Ok, leggendario, io vorrei fare una cosa però, è un mio vecchio sogno, spero che non vi dispiaccia. Voglio mettere il tavolo un po' alla The Witcher, qua nell'angolino con lo sgabello, dove c'è Gran Passo che in pratica poi arriva e
e accoglie gli hobbit, insomma, spero apprezziate. Sta aspettando la cameriera, ora voglio dare un'occhiatina mettendo in pausa se sell wine. Ok, dobbiamo vendere 12 calici. Sì, si sta sedendo, vediamo un attimino cosa succede. Ah, stupido io che non ve l'ho fatto vedere ancora. Your employee is leveling up. Sì, ma c'è un po' di maniera, eh? Cioè siamo appena arrivati, cioè adesso ti mettete lì, guardate un po' il paesaggio, datevi una calmata. Perché è brutto che si mettono tutti così, neanche uno di fronte all'altro, sono praticamente tutti semi sconosciuti. Vanno lì e vabbè. Bravo. This one's on the house. Bravo, faccio complimenti anche allo zio. I live to sell. Brava, brava. Ah, no, solo tra 3 ore posso fargli complimenti ancora. E voglio capire anche cosa c'è il piano di sopra, perché ci sono ancora tanti tasti, diciamo, che non abbiamo visto. Ma ora, piccola riflessione sul video. Ovviamente ho deciso di portarvelo il prima possibile perché non potevo aspettare, perché avevo troppa voglia di farvelo conoscere. Ovviamente ci sono un botto di tasti che non abbiamo ancora visto, il warehouse, il service window, quindi la possibilità di andare a mandare anche le persone a dormire. Ci sono questi che sono dei traveler gossip, sono tutte un sacco di cose che dovremmo approfondire. Anche la clientela che abbiamo al momento, abbiamo distressed che non so cosa siano, poi ci sono i townsfolk, i nobili, ci sono i fuorilegge, ci sono i viaggiatori. È un modo questo video per mettervi la pulce nell'orecchio, l'ho detto anche più volte, non è la prima volta che lo faccio, e se siete degli amanti dei gestionali cercate un po' qualcosa alla The Guild, che tra l'altro è uscito The Guild 3, ma pare non essere un granché perché ha avuto un cambio di sviluppatore in corsa, quindi sembra ancora abbastanza indietro. Mi sembra un gioco anche piuttosto valido. Bene, la pila di piatti è grande, e più grande di quella che abbiamo fatto di soldi. Dovremmo prendere un lavapiatti. Un lavapiatti? Ah, vorresti gettare via le tazze sporche e comprarne di nuove? Va bene, piatti sporchi. Va bene, prenderemo una lavapiatti. Quindi, tac, prenderemo. Che cacchio devo prendere una lavapiatti? Cioè, sell wine? Sì, va bene. Ah, ok, non abbiamo riscosso i soldi di prima. Dobbiamo vendere quello. Non ho capito cosa devo fare adesso, onestamente. Installa dishwasher. Ah, ok. Una lavastoviglie, in pratica. Dobbiamo installare. Dov'è il dishwasher? Simple counter. Questo è il bancone. Dishwasher. Eccolo qua. E lo mettiamo... Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. Sì, in effetti io pensavo un po' troppo in grande, pensando a una cucina completa con tutto. Va bene, l'abbiamo messo. Ci manca l'acqua però, quindi il pozzo è fuori. Tra l'altro è fragile, questo oggetto ha durabilità ridotta, ok. Ok, dobbiamo prendere questo. Possiamo anche, credo, dargli una... Vabbè. Va bene, l'abbiamo fatto. Quanti goblet abbiamo venduto finora? 4, quindi va bene. Vabbè, adesso lo zio, il po' zio, sta andando fuori. Ah, l'acqua, ok, perché qua possiamo andare a decidere, poi lo si vedrà in fasi più avanzate, nelle botti che cosa mettere. E probabilmente lui ha fatto i viaggi e ha messo lì. Quello. Poi quando avremo il fuoco, la cucina, dovremo avere la legna, quindi ci porteranno, compreremo la legna, la porteremo, potremo tagliarla noi stessi e assumere qualcuno, cioè amministreremo proprio a 360 gradi la locanda. Io adesso non so se vi posso far vedere. Allora, mi è arrivato un messaggio da Renny, vuole espandere la nostra cooperazione, lui pensa di distribuire vino all'Eastern Yorvale, che è un'altra cosa. Va bene, ho bisogno di aiuto.
Sono troppo vecchio per trasportare i barili e va bene, druge, e non ci sono abbastanza druge nell'area. Cosa sono? Sono quelli che fanno il lavoro sporco, con muscoli. Ah, ok. Assumiamo un druge. This place is so A boring, it Rockbore, hurts. eh. Ho visto il blacksmith solo un secondo, il fabbro solo un secondo fa. Era ubriaco come una spugna e mi ha indicato la direzione della tua taverna. Dove prendi il booze, il liquore? Allora, vediamo. Questo qua sembra un nobile quasi. Come sai che è venuto da noi? Potrebbe essere. Ok. Ah, ti sto avvertendo, Innkeeper. Ah, ok. Vuole farmi un'ispezione se mi arrivano liquori illegali. Va bene. Allora, dobbiamo assumere. Che cosa dobbiamo assumere? Dobbiamo assumere Elias, che è un druge. Ok, 40 ci costa lui. Lui trasporta la roba. Assunto. Va bene. E mo? Finalmente. Ok. Va bene. Ah, un declutter. Che. Ok. Che ci può distruggere gli oggetti che non ci interessano più. Che non possiamo spostare. Ah, ok, fantastico. Vediamo un attimo intanto se abbiamo. Clear the way to the attic. Ah, dobbiamo fargli rimuovere la roba di sopra. Ok. Vendi liquori, va bene, perfetto. Allora. Vabbè, allora. Volevo vedere una cosa. C'è modo. Qua abbiamo tutti gli ospiti all'interno. Diamo un'occhiata al menu in modo da i servizi. Abbiamo le risorse che attualmente possediamo. Abbiamo il menu, le Your patron, signor, he was persone. not too pleasant Abbiamo, to ecco, see. un'altra cosa che vi faccio vedere prima di chiudere. Vedete la mappa? Noi possiamo andare nelle città vicine, che tra l'altro poi dovrebbe anche ingrandirsi perché la mappa è molto molto più grande di questa. Dovremmo poter andare poi in futuro nei vari posti e acquistare le merci. Vedete che poi possiamo andare ad acquistare delle cose. Se noi andiamo ad acquistare delle cose nelle altre zone, esempio, vogliamo comprare del pomodoro. Il pomodoro lo possiamo andare a comprare. Your reputation is Dopodiché improving. possiamo decidere se fare la consegna espresso, quindi arriva il doppio più veloce. Oppure la protezione, cioè per evitare che magari il trasporto che ci mette un tot ad arrivare da noi, già paghiamo 100 di trasporto, più le merci già pagate, e ovviamente se va perso è un buon prezzo perché la media è 87, qua ci costa 73, è buono, però 100 di trasporto bisogna ottimizzare, quindi ordinare anche altre cose. Le cose vengono fatte arrivare direttamente alla taverna. Quindi diciamo, abbiamo visto un pochino tutto per cominciare, io intanto salvo il tutorial video, così che nel caso in cui vi interessasse vedere dei nuovi episodi su questo titolo, continueremo magari esattamente da qui o se volete da capo, però insomma sarebbe bello un pochino andare avanti a esplorarlo insieme. Questo era Crossroads Inn, molto promettente, 20 euro su Steam, valutazione nella media, insomma un pochino bisogna vedere anche se siete appassionati di gestionali e di locande medievali. Io l'ho trovato veramente ben fatto e ho visto anche in altri video di altre persone che lo giocavano, una profondità anche a livello gestionale veramente ottima. Quindi promosso dal mio punto di vista, e ora tocca a voi e attendo il vostro commento qua sotto nei commenti, insomma. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.